Signori, bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti all'asta della YouTuber League 24-25. Nuova stagione, nuovo capitolo, tante novità, alcune le avete scoperte su Instagram negli ultimi giorni, ma questa è la rivoluzione principale, perché fondamentalmente si tratta di un ultimo giorno di mercato quasi. È calciomercato a tutti gli effetti. Vedete in grafica quelle che sono le 8 squadre, le 8 formazioni che abbiamo iniziato a strutturare. Tutte hanno 8 giocatori, ma ogni squadra quest'anno sarà composta da 13 giocatori, quindi ne mancano 5 per squadra. Questi 5 verranno acquistati in quest'asta qui, oggi, in questa location molto speciale. Prima di presentare quelli che saranno i protagonisti dell'asta, quindi gli 8 rappresentanti delle squadre, non posso che accogliere accanto a me, fondamentalmente, l'uomo che conta di più all'interno di questa competizione, dopo il sottoscritto, ovvero il direttore operativo, che è Mirko Mastrocinque. Grazie, dottore. Grazie, dottore. Le do la mano anche se non serve. No, non serve, però. Un paio di regole per questa importante. Asta, come dici? Sono andato? Cioè, sono stato chiaro nel... Fai schifo come al solito. Bene. Dunque, 250 crediti per ogni squadra, quindi ecco. Nessuna squadra ha un vantaggio, nonostante qui abbiamo visto da qualche parte che si sta sedendo la squadra che ha vinto. Però non ha un vantaggio, tutte sono alla pari, cioè, quindi devono comprare 5 giocatori, quindi abbiamo una lista di 40 creators, matematicamente 5 per 8 fa 40, quindi tutti verranno acquistati. Ecco, c'è da dire questa cosa, cioè se ci sono due top, per esempio, e il Napoli vuole acquistare due top... Perché proprio il Napoli? Perché ancora ha vinto, quindi cito il Napoli. E quindi facciamo ancora più forte. Certo, no, per dire, prendono questi due top, però poi devono comunque risparmiare i crediti sufficienti per completare gli altri. Assolutamente. Devono completarne 5. Non si può sfavare la classica regola delle asse. Questa è un'asta randomica. Ma io, non capendo nulla di fantacalcio, lo dico nel dubbio. Certo. Cioè, lo metto a... Non diciamo tutti. Le cose interessanti. Sì. Questa è un'asta randomica. Che quindi, vuol dire? Quindi vuol dire che ci sono delle liste, sono fatte in maniera random. Ne ho create tre e le sceglierà il capitano, comunque il rappresentante della squadra, in questo caso che ha vinto la YouTube. League. Quindi vedi che c'hanno un vantaggio. Vedi che c'hanno. Senza leggerle, quindi vanno tipo io vado vicino e faccio come Mike Buongiorno la 1, la 2, la 3 con questo è aperto. Sì, però lo faccio meglio. Facciamo entrare i protagonisti, gli 8 rappresentanti delle 8 squadre della YouTuber League 24-25. Adesso iniziamo a costruirle, adesso inizia una nuova avventura. E quindi li vedete, gli 8 protagonisti delle 8 squadre. Qui ne vedete 8 seduti, ma in realtà sono molti di più. Ciao. Perché Crispo è al telefono con Sciale e chi altro? M'hai detto prima? Sciale e Matthew. Di qua Ematoshi sta con nessuno in questo momento, perché Fratino preferisce giocare alla play. A posto. Quindi c'è comunque della serietà. Qui abbiamo la new entry in casa Lazio, il boss della tecnica, al telefono con Valerio Varamo. E poi c'è chi si è studiato appunti. Sic mi ha portato direttamente, anziché stare al telefono. È qui, insomma, dottore. Lui all'agendina ha preparato tutto. Però che c'è da dire prima di partire con l'asta? Innanzitutto c'è da scegliere quale sarà la lista randomica, perché ho fatto tre liste mettendo sempre i top, perché ci sono dei top, dei semi-top in questa lista. Tu sarai anche il battitore, io mi faccio un passo indietro durante l'asta. Darai tutte le informazioni sul calciatore riguardo. Esatto, questo sì. La facciamo scegliere alla squadra che ha vinto. Quindi fammi capire, qui ci sono tre buste sostanzialmente. Con un ordine diverso dei 40 creators. Che vedete in grafica in questo momento, però non sappiamo l'ordine. Esatto, lo sceglierà senza ovviamente saperla, vederla. Quindi semplicemente sarà il velino che cliccherà. Il velino. Lo facciamo scegliere la squadra che ha vinto, giusto? È per Simone, forza di cose. Simone Crispo. Milan, bravi Milan. È vero. Sta chiedendo anche devo far aiutare anche su tutto, ragazzi, uno, due, tre. Che lista scelgo? Ma stiamo facendo tre, terzo non si scorda mai, giustamente. Quelle sono quelle che non sono valide, una a me, una a te, signorino, grazie. Io voglio capire, poi magari non ce lo dicono, perché sennò anticipano tutto quanto. Voglio capire singolarmente qual è la priorità di ogni squadra, perché noi ci siamo fatti delle idee. Parto da Ragnar. Ragnar, mentre fai cose, mi racconti un po' la priorità? Cioè, su cosa punti in quest'asta? Trovi la dirattiva adesso sui loro, ho capito. Fai pedattica. Esistono le conferenze stampa degli allenatori. Ma da soli in questo momento. È un Milan che è partito così in queste prime due edizioni. Quest'anno si rivoluziona il tutto. Quindi cos'è che manca secondo te alla squadra? Un allenatore sicuramente. Bene. Perché non ce l'abbiamo più. Non c'è all'asta però, questo lo diciamo subito. Ok, però... Lì ne vedo uno papabile. Dovremmo puntare comunque su una fase centrocampo offensiva e un compagno per Zoccolo, perché comunque se si infortuna non abbiamo più nessuno in difesa. Quindi tutti tranne Zoccolo devi trovare. Zoccolo è fortunato. Perché immagino giocherai a due dietro. Me l'avete spugnato. È chiaro.
fuso, allora, non gioca più da due anni. A posto. Mi piace rimetta, che sia sintetico. Lei rimette a posto il microfono, finisce qui. L'asta, questa, la prima parte, la seconda esce domani. No, allora, ragazzi, un po' in modo un po' più celere. Avete un fazzoletto? Non è prioritario. Ma dovevi ringraziare lui, stiamo facendo arrivare alla monetizzazione. È incredibile, ma non c'era più. Ci siamo navigati. Poi tocca sta sotto l'ora, ne capito? Allora io dico che l'Inter ha bisogno di un bomber vero e proprio. Ok. Quindi punteremo a un giocatore molto offensivo. Perfetto. Lucone, lei che è il nuovo direttore sportivo della Juventus. Con tanto di occhiali. Ho sentito Campo Lugio a parte, sentite. Vogliamo scegliere. E faremo di tutto per portarlo a casa. Due! Ma non che a casa sua! Poi qui abbiamo l'ultimo rappresentante dell'ultima squadra, nonché capitano dell'ultima squadra e seconda ufficiale ad entrare nel mondo della Super League, il Parma. Benvenuto a Edutinu. Grazie a voi. Quali sono le priorità? L'idea è quella di fare un ruolo per ruolo, uno per ruolo. Ah, sì. Quindi a costruire da zero la squadra. Guarda che la gente fa dicendo le stesse cose che ho detto io. No. Aspetta, no, però ci mette forse meno, guarda. Poi l'importante non saranno i ruoli, ma come il calcio ci insegna le funzioni. Bravo. Un applauso per Edutinu e per il Parma che entra a far parte del mondo YouTuber League. C'è il boss della tecnica che abbiamo conosciuto alla Summer Cup, è stata una rivelazione con il Bologna. Oggi sposa la causa Lazio. Novità. Cosa manca a questa Lazio? A parte cosa mancava ieri, il boss della tecnica che adesso è arrivato. Allora, io... Cosa le hanno suggerito in casa? Allora, io a differenza di Ragnar sarò breve, molto intenso. Sì. Noi della Lazio non abbiamo nessuna priorità. Sono tutte priorità. Polpo di scena. Vado da Michele Danese che mi è diventato capitano del Verona. Perché? Dove avete messo Tizio? Dove l'avete? Fa l'allenatore. Ecco la novità. Lo faceva già in campo. Sì, esatto. A noi serve un attaccante. Perché non c'è Jaypata, no, serve un attaccante. Ci serve un attaccante. Ok. Va bene, va bene. Allora, io prima ho chiesto a camere spente, dobbiamo dire, a Simone quali fossero le priorità. Non mi ha saputo rispondere. Per darti una quadra, stava chiedendo informazioni anche in chiedeva, cuffia. Qual è la priorità del Napoli? Allora, ragazzi, mi hanno chiesto quali sono le nostre priorità. Mi rispondo. Ma ragazzi, ma davvero? Okay, è una partita. Vabbè, ha messo un po'. Vuoi sapere cosa mi hanno risposto? Cosa hanno risposto? Siete sicuri? Sì. Posso? Facite per i cazzo. A posto. Posso dire una cosa? Usciamo da questo campionato vittoriosi. Sì? Ci avete levato l'MVP che è nella lista dei draftati. Appunto. Ci avete. Ci avete levato le MVP. Ma parla con lui. In fase iniziale ci doveva essere una somma di equilibrio per tutte le squadre. Okay. Ovvio che un equilibrio reale non si può mai raggiungere. Ah, no, aspetta, questa è importante, ragazzi. Mirko sta dicendo una cosa fondamentale per la competizione. Perché abbiamo tolto Fabio in qualche modo Fabio Di Mauro, ma che sappiamo che può comunque ricomprarselo. L'abbiamo tolto perché ci doveva essere una sorta di equilibrio per tutte le squadre. Negli otto. Poi, una volta che passa quest'asta, dimenticatevi la parola equilibrio. Non esisterà più l'equilibrio. Quindi, se avete fatto un'asta buona, automaticamente avete una squadra performante. Altrimenti, auguri. Sono uccelli senza zucchero. Davide la Roma dell'anno prossimo. A posto, insomma. A posto. È una cosa che mi rende orgoglio. A proposito di Roma, Sequolf, io già so. Quindi sì. Racconta a Mirko quelle che sono le nostre priorità. Dovevo prendere un capitano nuovo. A posto, arrivederci. E Gilbert Lala. No. E potrebbero anche coincidere. Se succede questo me ne vado. Io chiudo la YouTuber lì. Io mi dimetto. Ragazzi, allora abbiamo chiacchierato troppo. Adesso direi che si può cominciare. Noi. La penna per cortesia. Andiamo. Dai. Qualcuno in regia ha una penna, cortesemente. Per l'uomo gatto. Allora, da questo momento in poi, è arrivata anche la penna per Ragnar. Io faccio un passo indietro, anche perché sennò poi se vado io con i numeri, quando è il turno della Roma, il 3 lo faccio tra 9. 31 e 3 lo faccio. Un po' di regole. Le abbiamo spiegate prima a chi conta veramente, ovvero i nostri fan. Dico velocemente, 250 crediti per ogni squadra, 5 da acquistare da questa lista di 40. Tutti verranno chiamati, potete anche passare la chiamata, nel senso che se nessuno dirà uno, si andrà oltre e li vedremo alla fine. Esatto. Ovviamente sarà il mercato dell'immondizia quella finale, ma cioè no. Quindi, ripassato il regolamento, direi che possiamo cominciare ufficialmente quest'asta da un nome non banale, perché ha appena lo conosciamo noi, ha appena salutato la Juventus, ci ricorda chi è nel video che vediamo adesso, Pippega. Penso che i numeri parlino per me, centrocampista, 3 finali vinte su 6. Se cercate questa tipologia di giocatore, sono l'uomo giusto. Inizia l'asta. 1 1 e 1 1 e 2 2 2 no! Si stava prendendo Pippega 2 2 era bellissimo. Pippega che è stato un marcatore top 2 1 2 2 2 3 3 3 sul gong, vale sul gong. 3 1 3 2 3 3 4 4 4 e 1 4 e 2
4 e 3. Alla Lazio a 4 di pega. Pega alla Lazio. Colpaccio! Colpaccio! E questo è un bel colpo. Tra l'altro, mi avrebbe intrigato chi pega al Napoli. Alla Lazio fa proprio schifo. Lui avrebbe pianto. Adesso, no, adesso derby con Pipega devo fare. Derby col boss della tecnica e col Pipega. È un problema. Andiamo al secondo nome. Come si pronuncia? È incredibile come il primo nome vada sempre a poco, nonostante comunque Pipega sia un giocatore abbastanza forte. Ma andiamo col secondo nome. Ma sai perché? Perché loro sanno che poi c'è comunque tanta ciccia. Sono 40 nomi, c'è chi ha paura di spendere. Vuoi dire che Pipega non è ciccia? Questo lo dici tu, giornalisticamente io ti ho dato la lettura, poi, bravo, poi fai tu. Andiamo al secondo nome. Una new entry della YouTuber League, si presenta Swan. Forse qualcuno mi conosce perché faccio un po' di trick di calcio freestyle. Sfottiamolo sto mito che i freestyler non sanno giocare a calcio. Quando sono in campo l'importante è fare gol. Fare gol. Allora, iniziamo l'assa per Swan, che è un freestyler, quindi ha collaborato con diverse squadre, tra cui il Milan, tra cui il Parma stesso, giusto per citare una, due squadre che stanno qui con noi. Inizia l'asta per Swan. Uno, e due, uno e tre. E attenzione, attenzione. Lui ha detto, tra l'altro, nel video che, come avete visto, che sarebbe andato volentieri a una squadra milanese, quindi sarà molto contento. Ha detto esattamente questo. Terzo nome! Terzo nome, secondo me, qui c'è della ciccia. C'è chi si fomenta, Anche perché vi anticipo che di difensori, anche se lui è un giocatore molto completo, ma di difensori non ce ne sono tantissimi, si presenta CR Spera. 5. Potrebbe essere l'ultima azione, Spera! I miei punti di forza sono il tiro, la velocità, pallone d'oro e la Champions League. Vamo raga, ci vuole un qualcosa di più, Siamo l'asta. Allora, io ho sentito durante il video dall'alto subito un 5 da lì. Un 5 di Crispo? 5. 5, 6. 9. 9 e 1. 10 e 1. 12. 12 e 1. 20 e 1. 30. 30 e 1. Eccola che sale. 32. 31. 31. 50. 50 e 1. 70 e 1. 71. 80. 80 e 1. 83. 83 e 1. 84. Saccagni. 84 e 1. 85. 85 e 1. 86. 86 e 1. 100 e 1. 103. 103. A 103, ragazzi. Di 104. Dai. Di 104. 103 e 1. 104 di 1. 103 e 2. Aspetta. 103 e 3. Sì. Dell'Inter c'è da dire che è il secondo acquisto, quindi mancano tre nomi all'Inter. E poi senti l'entusiasmo, perché qui insomma si è preso un difensore forte, un giocatore completo, esordisce in YouTuber League, l'abbiamo conosciuto in altre competizioni, insomma un giocatore forte. E Matosci, grande content in questo momento dell'asta. Ma andrei avanti, non hai detto una cosa sbagliata, lui dice andrei avanti, perché il prossimo che si presenta è un'altra new entry sul web, lo conosciamo molto bene in campo, non vedo l'ora di vederlo nella YouTuber League, è Andrea Pisani. Ciao a tutti, sono Andrea di Pampers, mi propongo come fantasista per la YouTuber League. Vedo dei passaggi che non vede nessuno. È un mancino che penso che non ce l'abbia nessuno in questa competizione. Piacerebbe giocare nel Toro, ma visto che non esiste mi va benissimo anche la Roma. Va bene tutto, basta che non siano quei gobbi di me. Asta per Andrea Pisani. 1, 2. 2 per il conte, 3 per il conte, 3 e 1, 3 e 2, 4 e 1, 4 e 2, 5 e 1, 6 e 1, ma è mancino, 6 e 2, 6 e 3. Preso dalla Lazio Andrea Pisani. Lazio al secondo acquisto. Quinto nome, altra new entry nel mondo YouTuber League, Ivano. Io ho fatto tanti anni di calcio, anche a livello competitivo, ho avuto anche l'onore di fare uno o due apparizioni nella nazionale under 15. Vi farò vedere il miglior giocatore della stagione. Una buonissima visione di gioco, io ero un mediano, ma anche centrocampista offensivo. Un buon tiro, ci vediamo prestissimo in Super League. Iniziamo quest'asta per Ivano. Intanto c'è stato un 1 e un 2. Subito. 3. 3 e 1. No. 4 e 1. 4 e 2. 5 e 1. Guardalo, che cazzo sta facendo Natali. Ragazzi. 6 e 2 è un underdog. 6 e 2 la dirigenza. No. 6 e 3 per l'Inter. Ancora un acquisto, cioè l'Inter sta finendo. Spalluto! E Matosci a metà sta a 10 via. Minuti staccata. E allora, Spalluto acquistato a 6 dall'Inter. A proposito di 6, sesto nome. Questo sì che lo conosciamo, perché in YouTube lo conosci League, tu. Lo conosco soprattutto io. E chissà, insomma, adesso ci rivediamo anche un momento importante della passata stagione. Sesto un gran nome, giocatore. Gran giocatore. Dai, un gran mancino. Michele Rapolla. Rapolla, mancino! Rapolla, guarda la porta! Balla dentro Rapolla! Che squadra mi piacerebbe giocare? La Lazio. Vorrei continuare alla Roma, mi piacerebbe molto, quindi vediamo come andrà quest'asta. Partiamo con l'asta per Michele Rapolla. Io ho sentito un 1, 1,
2 per Michele Vapolla. 3 per Michele Vapolla. 8 per Michele Vapolla. Solo perché è presente. 9 per Michele. 10 perché è presente. 10. 11. 11. 12. 12 e 1. 13 e 1. Ma basta quel braccio. 13. 14. 14 e 1. Almeno lo dico. 14 e 2. 15. 16. Vai. 16 e 1. 21 e 1. 22. 22 e 1. 23. 23 e 1. 24. 24 e 1. 31 e 1. Non posso non prenderlo lì. Non posso non prenderlo lì. 40 per Rapolla. Cioè, raga, Pippega è andata a 4. 45, 46 e 1. 46 e 2, 46 e 3. È nostro! È nostro! Palla a Napoli! Napoli! Palla a Napoli! C'è un abbraccio lì dietro la camera! Rapolla al Napoli! Rapolla al Napoli a 46, un grande acquisto! Allora, prossimo giocatore, dai. Io devo ancora riprendermi, vediamoci il video di Omar Spoleti. I miei punti di forza sono la corsa, la grinta e non mollo mai. I miei punti deboli, i cartellini. In che squadra mi piacerebbe giocare? La Juve. Inizia l'asta per Omar Spoleti, uno dei due Spoleti, l'altro diciamolo, è anche lui all'asta. Sì. Inizia l'asta. Nessuno vuole Spoleti? Passiamo Spoleti? Passiamo Spoleti! Andiamo oltre. Andiamo oltre. Altra new entry, siamo al nome numero 8, Matteo Diamante. Sono un difensore centrale o terzino fin da quando sono bambino. Amo difendere, amo buttarmi davanti ai palloni per la squadra che mi sceglierà. Io ho delle preferenze, ma vorrei essere valorizzato da una squadra che realmente ha bisogno di un mastino dietro dalla difesa. Inizia l'asta per Diamante. Vediamo se l'asta sarà abbastanza... 1! 2! 2 qui! 11 e 1! 11 e 2! 11 e 3! A posto, abbiamo preso. Matteo Diamante a 11, Michele Rapolla a 46 euro! Andiamo col nome successivo perché passiamo da Diamante a Di Mauro, che è l'MVP della scorsa edizione della YouTube. Mandiamo il video. Mandiamo il video. Per me sono passati 2 anni dal mio esordio in questa competizione, quindi molti già conosceranno le mie caratteristiche. Curioso di vedere quale sarà la squadra che sarà più disposta a prendermi, quindi vediamo, spero non la Juve. Inizia l'asta per allora, Fabio Di Mauro. 70. Raga, 70 e 1. No, 70. 82. 82 e 1. Madò che problema. 82 e 2. 83 e 1. 84 e 1. 84 e 2. 1. Insieme 86 e 1 87 87 88 88 e 1 88 e 2 89 e 1 89 e 2 90 e 1 90 e 2 91 e 1 92 e 1 92 e 2 92 e 3 per il Verona. J-Pad e Di Mauro, guardiamo anche chi hanno dietro, perché dietro hanno questo signore qui, Michele Danese e Nidal. Cioè, Verona è una squadra che a me fa paurissimo. Verona non può fare blu per tranquillo. Ah, 1,60 m tutti, un metro Verona. Allora, decimo nome, andiamo in doppia cifra, Boscaino. Credo di conoscerlo questo nome, sai? È vero? Credo di averci fatto tipo 14 anni di video con questa persona. Do un consiglio a tutti, è un underdog di quest'asta, secondo me. Sono, a dire di tante persone, un buon centro campista, quindi mi piacerebbe giocare a centrocampo. Un'ottima visione del gioco, quindi sì, del campo, la passo tanto. Sì, sono un po' un fantasista, ma molto spesso mi innamoro del pallone. Per Gabriele Boscaino inizia l'asta. Gabriele Boscaino. Uno e uno, uno e due, uno e tre. Subito! E questo è un bel nome, eh? Questo è un bel nome. Intanto se vogliamo fare un backup di crediti, intanto... No, li vedete in grafica, e fatemi finire. No, no, dico, non li facciamo, non lo facciamo noi a voce, lo vedete in grafica. Esatto, poi lo segnate in grafica. I giocatori che non segnano, è affari loro. Prossimo nome... È un nome molto interessante. Molto interessante. A me piace veramente il suo content, calcisticamente piace veramente il suo content. Anche calcisticamente. Stirlo! Cosa c'è di meglio di me nella YouTuber League? Tutto. Un calciatore più giovane, una giraffa coi scarpini, gioca a calcetto saponato sui vetri. Il mio punto di forza sono gli infortuni. Una volta era la velocità, però adesso con l'avanzare dell'età punto un po' più sulla tecnica. Sono romano e romanista, quindi mi piacerebbe giocare nella Roma, ma va bene qualsiasi altra maglietta. Tranne quella da Lazio. Inizia l'asta per Stirlo. Grazie, grazie. È iniziata l'asta per Stirlo. Uno ha detto. Stirlo. Ha detto Stirlo. Uno. Uno al Napoli, Stirlo. Non l'ha detto, non l'ha detto. Passiamo Stirlo, va bene, ci sta. È tutta tattica, è tutta tattica. Il prossimo nome, altra new entry alla YouTuber League, è Mose Sanchez. Ovviamente ruolo difensore, come potete vedere dalla
dall'altezza. Non ho mai partecipato alla YouTuber League, mi piacerebbe andare, lo dico, alla Roma. I miei punti di forza sono sicuramente la fisicità, punti di debolezza, forse magari quando mi innervosisco qualche calcetto lo do. Uno. Inizia l'asta per Mose Sanchez. 3, 50, 51, 60, hai fatto male, 121, 142, 142, 142, 146, 150, 186, 185, 186, 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 186
lasciate scorrere. 200. 201. Ragazzi, suona 1. 201 e 1. 213. 213 e 1. 213 e 2. 213 e 3. Ad ogni modo presentiamo il prossimo nome che è Adam Spoletti. L'altro Spoletti. Allora, l'anno scorso ho fatto solamente una partita e abbiamo vinto. Quindi magari sono il Padoin della Juventus. Punti di forza sono la mia fase difensiva, la mia grinta, la mia tanta corsa e la mia resistenza. In che squadra mi piacerebbe giocare? La Juventus. Asta per Adam Spoletti. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3. Riconfermato in casa Juve. Fatto una presenza Juve. Con la Juve. E quello dei due che non si è fatto espellere ed è stato riconfermato in qualche modo. Esatto. Prossimo nome l'abbiamo conosciuto nella YouTuber League. Ha esordito, pensa, proprio contro la Juventus lo scorso anno. Alessio Dezzi. Ho fatto un po' tutti i ruoli d'attacco, esterno, punta, ma dove mi trovo meglio a giocare? È a centrocampo. Dove vorrei giocare oltre la Roma? Non si sa, però sono uno che si ambienta molto facilmente, quindi staremo a vedere. Iniziamo l'asta per Alessio Dezzi. 1 e 1. 2 e 1. 3 e 1. 4 e 1. 5 e 1. 5 e 2. 6 e 1. 8 e 1. 8 e 2. 8 e 3. Il Parma. Il suo primo acquisto lo conclude con Alessio Dezzi. Poterti acquisto intelligente, Non ha speso tanto. Beh, insultarli molto al primo acquisto mi sembrava anche eccessivo, no, quindi no. Sicuramente è un acquisto però, intelligente. Però ha aspettato il momento giusto, perché comunque tra i centrocampisti si tende a spendere tanto. Dezzi secondo me è un centrocampista molto interessante ed utile, che può fare anche l'esterno. Passiamo al prossimo nome che... Il prossimo nome io vedo gente che mi guarda che può essere altamente interessato al prossimo vado nome. Io? Vado lo io? Lo dici tu. Andiamo a vedere il video di presentazione di Enzo Costa. Il mio ruolo effettivo è il centrocampista, questo gioco dietro la punta oppure esterno di centrocampo. Quando in cui mi piacerebbe giocare nella YouTuber League sicuramente è il Napoli, perché sono un grandissimo tifoso del Napoli, quindi che dirvi, vediamo un po' come andrà quest'asta. Inizia l'asta per la saga di serie, Enzo Costa. 1 e 1, 12 qui al Napoli, 12 e 1, 13 e 1, lasciali fare, 13 e 2, 14 e 1, 16 e 1, 16 e 1, centravo il centrocampo, 16, 17 e 1 a Napoli, 17 e 2, 18 io lo dico, 18 lo dico, 18 lo stavo dicendo il Parma, allora dico 19, 19 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 25 e fa con la mano stop, 25 e 1, 25 e 2, 26 e 1, 26 e 2, ne ha 36, 26 e 3, e crecca! Senso buono, grande acquisto, sì. Secondo me grande acquisto, non l'abbiamo guarda, visto. L'unico acquisto, l'unico dove non l'avevi visto era con la maglia della Juventus. Va bene, vediamo se col prossimo nome si scatenano ancora di più. Io guardo di nuovo la stessa persona, perché secondo me può essere interessata. Rimaniamo sempre lì in quelle terre, Sasi Oliva. Ciao, sono Sasi Oliva e questo è il video presentazione all'asta della YouTuber League. I punti di forza sono sicuramente la precisione e soprattutto amo tanto fare gli assist. Mi piacerebbe giocare sicuramente il Napoli. Sono di Napoli e amo Napoli, quindi vediamo come va a finire quest'asta. Inizia l'asta per Sasi Oliva e ha già detto 1. Crispo, 10 e 1. 10 e 2. 11. 11 e 1. Era palese, era palese. 11 e 2. Dai, ragno, 11 e 3. Si è fatto 3, andiamo. L'ha intimidito. Che ne, fratello, fosciamo che scemo. Andiamo avanti. Prossimo nome new entry nella YouTuber League. Di gran livello. Questo lo dici tu. Posso dire che lui potrebbe avere tutte queste maglie assieme. Ecco, dai un indizio importante. Vediamo come si presenta Italian Jersey Collector. Sono un grande appassionato di calcio, gioco a calcio
calcio da sempre, da bambino ho iniziato nelle giovanili del Rimini per arrivare fino alla Serie B. Per quanto riguarda il ruolo ho sempre fatto il trequartista o la seconda punta, questo che è in mano è il pallone di qualche anno fa quando ho fatto il mio 100° gol tra i dilettanti. Direi che mi va bene qualsiasi. Comunque, se volete scoprire qualcosa di più su di me, siete bravi con YouTube, andate a cercarmi e dovreste trovarmi subito dopo le skills di Ronaldo. Iniziamo quest'asta per Italian Jersey Collector. 8 e 1. No, 10. 31. Sì. 31. Sono dei numeri qua. Pensate voi due. 31 e 1. 41. 42. 41 e 1. 42 e 1. 42 e 2. 43 e 1. Diventiamo più calmi. 43 e 2. 44 e 1. 52 e 1. Non c'è credito. 51 e 2. 53-1 53-1 hai detto 140? 53-1 53-2 53-3 bel colpo 53 . Ricordiamo che ho fatto realmente la partita Rimini-Juventus in panchina in Serie B. Vero? Nel 2006-2007. Prossimo nome è importante, 86. L'abbiamo conosciuto non nella YouTuber League ma nei derby degli YouTuber e in una Summer Cup in cui fece un gol di tacco clamoroso dopo 20 anni praticamente. Sodin Mirko, se avete bisogno di un centrocampista che imposta l'azione o comunque dà anche una mano in difesa, ma volendo anche sulla fascia a sinistra potrei dare il mio contributo alla squadra. Da quest'anno sono disponibile per chiunque, tranne la Lazio, mi voglia in squadra. Inizia l'asta per Sodin. Lo stiamo passando? Possiamo comprare. Lo passiamo. 1 e 1. 1 e 2. Aspetta, Sodin. Sodin. 1 e 1. 1 e 2. 1 e 3. Preso Sodin dal Milan. Sono adesso io. Permettimi di dire che questo qui farà come Mose Sanchez, farà secondo te o meglio no, o peggio? Non lo so, dipende un po' dalla considerazione che hanno i ragazzi. Si presenta Gelsi. Sono un centrocampista, momentaneamente sto giocando nella Fucina in eccellenza. La rimette in gioco per Gelsi che carica a destra. Per me sarebbe un onore partecipare alla YouTuber League e vestire la maglia su cui vincere il torneo. Il Milan. Inizia l'asta per Gelsi. Inizia. 86 e 1. 90 e 1. 100. 100 e 1. 160 e 1. 170. 170 è andato. 170 180 180 sei mio 85 90 191 238 1 239 e 1 239 2 239 e 3 l'ha preso la Juve. Gelsi alla Juventus con la cifra record di 239 crediti. Che bella asta, bella figo. Bella un'asta clamorosa. No, non ho iniziato. Lui dice non abbiamo ancora iniziato perché tra poco. Però siamo a metà. Sì, metà esatta adesso col prossimo nome. Non vi fate ingannare dal nome di questo creator. Al massimo fatevi ingannare dal video che vediamo adesso di King Roma. Ovviamente non voglio dare indizi su quale squadra vorrei appunto giocare alla YouTuber League. Le mie caratteristiche sono velocità, tecnica e ci buttiamo anche un po' di estro. Sono alto 1,77, simpatico, carino. No, ho messo un calcio. Ah, ma non è uomini e donne. Inizia l'asta per l'asta King Roma. King. Nessuno? Che palle, raga. Vabbè, passiamolo intanto, andiamo Federico. Non sarebbe giusto aspettare. Ma chiamiamo il prossimo nome che è Rimoldigno. Inizia l'asta per Rimoldigno. Nessuno parla per Rimoldigno? Nessuno per Rimoldigno? Nessuno per Rimoldigno? Perché passiamo. Questa è una fase tattica. Certo, adesso perché mancano ancora dei big. Ognuno si fa i propri calcoli. Punta che poi posso dirti, quelli che mancano. Posso dirti, secondo me non è che manchino dei big, ma dei big conosciuti. Perché ci sono molti big, tra cui secondo me l'opera d'arte che ha fatto Sica 1 che beh, nome non ti dice nulla ma poi in campo lo vedi. Sono detto molto io sappi che Nicolas almeno 86 lo fa. A proposito, lo presentiamo adesso, Nicolas dei Footwork. Come tipo di giocatore sono un giocatore completo, abbastanza tecnico e il ruolo che mi piace interpretare di più è quello del centrocampista. Il livello della YouTuber League quest'anno si è alzato sicuramente, quindi sono qui per mettermi in gioco, vediamo cosa succederà. Inizia l'asta per Nicolas Footwork, 8, 10 e 1, 30 qui, 31, 31 e 1, questo mi sa 35 e 1, 35 e 2, 35-3 al Parma! Parma alla lunga, tra l'altro questo è un acquisto pagato clamorosamente poco, secondo me. E soprattutto tutta sta merda che mi avete fatto che non fa andare la Lazio, vaffanculo.
Prossimo nome, lui lo conosciamo, l'abbiamo visto in YouTuber League, ha giocato con una maglia rossonera, la conosci bene tu, la persona. È un bravissimo ragazzo, che è anche un bravo giocatore. Esatto, e lo vediamo nel video. Kevin Kalia. In una squadra quello che mi serve è fiducia, perché poi grazie a quella posso prendermi le mie responsabilità e mostrare quelle che sono le mie caratteristiche principali, che credo finora si siano viste veramente poco. Come ruolo ho sempre giocato dove la squadra ha bisogno, perché la squadra è la cosa che metto in primo piano, ma diciamo che preferisco dal centrocampo, insomma. Inizia l'asta per Kevin Kalia. 5-1 6-2 7-1 7-2 7-3 Kevin Kalia era il nome numero 23. Detto questo, andiamo avanti. 24esimo nome. Un nome è una garanzia, specie per gli avversari. Gilberto il Nano. Eccola ragazzi, mi chiamo Gilbert Nana, campione mondiale di palleggi con la testa con 21.100 palleggi in 1.56. Voi lo sapete benissimo, il mio sogno è riconciliare la mia strada con l'Inter, perché voglio vincere un trofeo con l'Inter. E adesso ragazzi, se tu non vuoi essere contro di me, prendermi con te. Iniziamo l'asta per Gilbert Nana. 10 subito. 10 per Gilbert Nana, un applauso. Ci sta. 10-1 Dai, chiudi. 10-2 Chiudi. Ma cos'è? 12-1 12-2 Mamma. 14-1 14-2 Campione del mondo. 14-3 Vabbè. Campione del mondo. Il palleggio lo abbiamo con 20.400 Era una tua previsione pre-assa. Questo sbaglio su Gilbert Nana alla Lazio. Tanto la Lazio spende pochi crediti, ma gli restano due slot, quindi pagherà. Vediamo un attimo gli acquisti della Lazio per il momento. Pipega, Andrea Pisani e Gilbert Nana. Presi a poco la Lazio, come suggerivi tu. Andiamo oltre con il prossimo nome. Altrettanto comico come quello precedente. Sì, ma per altri motivi. più meritevoli. Esatto. Mettiamola ecco, così. Mario Caruso. Gioco a calcio da quando ero piccolo. Ho giocato per 4 anni negli allievi provinciali a Catania, nella dorsale. Il mio ruolo a 11 è centrocampista. I miei punti forti: controllo, la visione, l'impostazione, il tiro da fuori. Tutto quello che deriva a essere centrocampista. Inizia l'asta per Mario Caruso. Vediamo se qualcuno parla. Giustamente è un volto nuovo, quindi io andrei avanti. Andiamo avanti. Al momento lo lasciamo da parte. Sì. E il prossimo nome, secondo me, porterà via tanti crediti a tutti. Dice? Perché è Giannop. Se avete qualche credito da spendere ancora, spendetelo per me. Perché mi mettete in squadra e poi io vi pago facendo questa roba qua. Parte l'asta per Giannop. Io qua già sentivo un Giannop. 1-1 1-2 1-3 Giannop che tifa penso, Juve penso, e che aveva Giannop, cominciato in porta in una Summer Cup, quella del 2022, con la Juve. Ma io giocare solo la finalissima. Lo teme, quindi lo acquista. Va bene. Bene così, tanto c'è l'obbligo di una presenza. Adesso può giocare 15 minuti in finalissima apposta. Allora, adesso prendiamocela un po' comodi. Ok. Prendiamocela comodi, perché qua c'è il demone di Melegnano che sarà abbastanza interessato a questo nome. Il numero 27 a essere chiamato è Bertocchi. Sono un attaccante molto generoso, gioco per la squadra. Gioco ancora 11 in eccellenza e a 7 invece faccio la punta centrale. A 11 sono un attaccante esterno. Sono tifoso del Milan, quindi ovvio che se dovessi essere scelto dal Milan sarei molto contento, ma ho una grande simpatia per Napoli e per i Fuse Gamer. Inizia l'asta per Bertocchi. 6-1 Cioè 60. Ragazzi, Bertocchi 60-1 61. 61-1 60. 71. Ragazzi, Bertocchi 75. 75-1 80 81 Bertocchi a 1 82 81 83 1 85 cosa faccio 85 1 86 per me 87 87 non datelo all'Inter, l'unica cosa è quella. 88 e 1 tu c'hai 3.000 crediti, ma voi 88 e 2 88 e 3 lo sai che mi intriga tantissimo questo acquisto? Cioè tu li vedi insieme Bertocchi e Crispo? Io vedo già proprio inciso proprio con lo scalpello Napoli sulla prossima YouTuber League dove questo acquisto. Napoli sta facendo un'asta
clamorosa. Il Napoli. Il Napoli. Sta facendo un'asta clamorosa. Io vabbè, penso... giocavamo per il secondo posto da queste parti. Sì. Dico. Andiamo avanti. Una io nuova sono... new entry, ma te la lascio presentare. Sì, sì, perché è tanto tempo che volevo inserire questo creator che conosco da tantissimi anni. E allora lo presentiamo, anzi si presenta lui col video. Talox. Ho giocato come centrocampista davanti alla difesa e come trequartista. Ruoli dove si corre poco, ma c'è bisogno di molta, molta qualità. Con che squadra vorrei giocare? Con quella del mio amichetto Rag. Non vorrei segnargli un altro rigore. Inizia l'asta per Talox. Lo volevi inserire, ma mi sa che nessuno ti crede alle parole, quindi io lo lascerei passare. Per il momento passiamo, ma vedi come... Ed è tattico, quello, questa è quello dicevamo, ma anche la conoscenza calcistica. Prossimo nome è Kitz. I miei punti di forza sono la velocità e il dribbling, e corro tantissimo, mentre il mio punto debole è il piede destro, ragazzi. Mi serve solo per accompagnare il sinistro. Che ve lo dico a fare, vorrei giocare tantissimo con il Napoli, ma io sarò qui ad aspettare la squadra che mi prenderà all'asta, quindi scatenate, perché io sono pronto a dare il 150%. Inizia l'asta per Kitz. 1 8 8 e 1 9 10 e 1 27 e 1 28 30 30 e 1 55 e 1 scusatemi 55 e 2 56 e 1 70 e 1 72 71 e 1 71 più 1 più 72 1 72 2 73 1 75 1 75 2 76 1 81 82 83. Kitz alla Lazio è un grande acquisto. Kitz alla Lazio è un grande acquisto anche perché la Lazio serviva un difensore. Guarda che sta facendo una grande asta qua il boss della tecnica. Tu lo vedi così, no? Con il capello strano, il tatuaggio. Ma in realtà lui poi ti sorprende. E adesso ha anche il budget per provare l'ultimo colpo, così vuoi dire. Trentesimo nome, stiamo per entrare negli ultimi 10. Ortolani. I miei punti di forza sono sicuramente che corro tanto e poi l'abilità di saper usare sia il destro che il sinistro. La squadra per cui vorrei giocare è ovviamente la mia Roma e di conseguenza preferisco non giocare per la Lazio. Iniziamo l'asta per Ortolani, Francesco Ortolani. E vai 2, dai. 2 1. 3 1. 3 4 1. 4 2. 5 1. 5 2 5 3. Questo è uno di quei giocatori che ti dicevo, magari non conosciuto da tutti. Allora, questo è uno di quegli acquisti dove lo rialzi solo perché qualcuno l'ha chiamato. Però poi in campo si parla e si vede, insomma, no? Anche perché il ragazzo dimostrerà, è molto giovane, l'abbiamo visto nel video. Un primavera, praticamente. Un primavera, un pulcino. vediamo. Ma io ci tengo a presentare il prossimo Aspetta nome. Aspetta che non mi ricordo chi è. Dicevo, è una vedova per te perché è uno che tifa la tua squadra. Presentiamo il prossimo nome che è Maui. Alcuni di voi mi possono conoscere per la Got League. Come sapete, sono un centrocampista. Caratteristiche sono sicuramente la personalità, credo il tiro e sono tanto simpatico. Se devo scegliere una squadra dove giocare, preferirei giocare nella Roma. Inizia l'asta per Maui. 15 e 1, 16 e 1, 20 e 1, 20, 21 e 1, 20, 25 e 1, 20, 26 e 1, 30 e 1, 32, almeno una 40 per l'Inter, 51 e 1, 55 e 1, 84 e 1, 85 e 1, 86 e 1, 87 e 1, 87 e 2, 87 e 3 al Verona! Grande acquisto, Lellas che ogni tanto torna, anche se poi Lellas, cioè io ho detto, allora, hanno davanti Di Mauro, Jay Pata, dietro Danese, Nidal. No, ti dico, lo dice anche il trend dell'asta, gli ultimi acquisti sono stati fatti o a bassissimo oppure 85 più. Va bene, io presenterei il prossimo che è un attaccante. Mi piace come attacca, mi piace come si pettina. Kundispa. Derby dei youtuber Roma-Lazio, ho fatto gol e assist. Se vi basta come biglietto da visita, acquistatemi. Ma fatemi giocare nel mio ruolo e non difensore, basta, basta. Inizia l'asta per Kundispa. 3-1. 3, 4, 1, 23 per Ragno, 23, 2, 24, 1, 25, 1, e poi 5, 40, 41, 1, facciamo 42, dai. 42, 1, che c'è Ragnar, e tre! Un altro attaccante! Un applauso al Napoli che ha finito l'asta! Bravi! Oh,
infatti questa cosa dobbiamo dirla. Abbiamo finito l'asta. Avanti Napoli, siamo tutti con te. Aspetta, un giocatore sopra Salerno potevate pure comprarlo. No. Avete preso Rapolla, Enzo Costa, Sasioli, Bertocchi. No, Bertocchi. Razzisti. Bertocchi. Andiamo avanti, nome che conosciamo. Ha fatto una presenza lo scorso anno. Sì. Lo hai allenato. Lo conosci, lo hai allenato. Una presenza nella scorsa YouTuber League nel derby vinto. Dancic. Mi piacerebbe giocare in una squadra dove posso avere molto spazio, essere messo al centro del progetto e dare il massimo supporto alla mia squadra, come ad esempio la Fiorentina o la Lazio o anche nel Milan, dove ho già giocato una partita. Inizia l'asta per Dancic. Nessuno? Salta Dancic. Abbiamo ancora dei big negli ultimi nomi, giocatori che faranno scatenare un po' tutta l'asta. Il numero 34, fatti più là che facciamo vedere il video, è un arciere, l'arciere, il fiche. Le mie doti migliori sono il tiro, infatti mi chiamano l'arciere. Io sono di Milano, quindi vorrei rimanere nelle mie zone a giocare. Però chissà, magari andare a prendere un po' di sole a Napoli non sarebbe male. Inizia l'asta per Daniel Fichera. 7-1. 146 e 1. 146 e 2. No, 147. Dai, vabbè, col portafoglio. Ah, è venuto apposta. 147 e 1. 147 e 2. 147 e 3. E adesso i crei. Fiche al Milan, che fa? Che fa? È matto. Ma l'ha tirata fuori dal portafoglio, non c'era questa maglietta prima. Signori, nome successivo, il numero 35. Stessa qualità, posso dirlo? Ruoli diversi. Lui si presenta come il miglior difensore di YouTube Italia, Claudio Pellegrino. I miei punti di forza sono sicuramente la cattiveria, l'anticipo e il posizionamento in campo. Se devo dire invece qualche mio difetto, raga, non posso prendervi in giro, direi la fisicità e i piedi. In qualsiasi squadra andrò, prometto tanta professionalità e vi assicuro che ogni volta che scenderò in campo sarò il primo tifoso della nuova maglia. Inizia l'asta per Claudio Pellegrino. Ho sentito un 1. 8 e 1. Posso chiedere un attimo quanti difensori restano? Che cazzo va a fa culo? 61 62 61 e 1 71 101 101 e 2 103, l'ho detto, 100. Alla Lazio. Alla Lazio. Pellegrino alla Lazio, signori, dalla Roma alla Lazio. Accade di tutto alla YouTube League. Dalla Roma alla Lazio. Ma tanto è terminata l'asta anche della Lazio. Facciamo un applauso alla Lazio. Mi confermi che è terminata? Sì. Un'ottima asta, vedo un po' i nomi. Sì. Andiamo avanti, Federico. Entriamo negli ultimi 5 nomi. Il 36esimo è Carmi Special. Come vedete dalla mia heatmap posso giocare centrocampista, trequartista alla sinistra e all'occorrenza terzino destro. In che squadra mi piacerebbe giocare? Mi intriga il Milan o in caso Juve, Parma, Verona. Inizia l'asta per Carmi Special. Se nessuno parla io andrei oltre. Andiamo avanti. Nome numero 37. Siamo io mi sento osservato da questa persona. Potrebbe che essere ha aspettato tutta l'asta. Vediamo. Il numero 37 è Nicolas Cariglia. Ruolo centrocampista, sono 190 cm per non so quanti chili, però non troppi, sono dimagrito da quando non vivo più con mamma e nonna. Piede destro, ma non solo, un buon colpo di testa e mi piace far girare il pallone. Non ho una preferenza per una squadra, non ne tifo una in particolare. E quindi sono molto curioso di conoscere il mio destino. Inizia l'asta per Nicolas Cariglia. 8 e 1, 9 e 1, 9 e 2, 10 e 1, 11 e 1, 12 e 1, 13 e 1, 13 e 2, 50 e 1, 76, 87 e 1. 88 e 1, 88 e 2, 88 e 3. Al Parma, questo è un grandissimo acquisto. Questo è un grandissimo acquisto. Nome numero 38. Fa parte della famiglia di Footwork. Infinita? Sì, sono infinita. Tantissimi. Si riproducono. L'abbiamo già visto, non in YouTuber League, ma in un derby degli YouTuber. Ha giocato nella Roma. Harry dei Footwork. In campo mi piace giocare come esterno, sinistro o destro. I miei punti di forza credo che siano una buona tecnica e una discreta resistenza. Chi mi sceglierà posso garantire che in campo mi farò un culo così per il risultato, ma soprattutto per la squadra. Quindi ci vediamo alla YouTuber League. Inizia l'asta per Harry the Footwork. 8 e 1. 31. 32 e 1. Guarda il cappellino, guarda, c'è una porta. 41. Freestyle. 51 e 1. 51 e 2.
51 e 3. Preso dal Parma, preso dal Parma, secondo acquisto consecutivo dopo Gariglia. Prossimo nome, il numero 39 di quelli che abbiamo chiamato è Omag. Oppure Omag, perché oppure Omag. Me la sento di chiamarlo così. Omag calcisticamente parlando. Che non è J-Pasa. Vabbè, abbiamo facciamo nel video. Mi sono esibito in più di 1500 eventi in Italia e all'estero e sono stato il freestyler ufficiale dei mondiali in Qatar 2022. I miei punti di forza sono la tecnica e la precisione. I miei punti deboli, non lo so, quelli li scopriremo insieme se verrò scelto all'asta e spero di giocare per il Parma. Vabbè, inizia l'asta per Omag. Nessuno parla per Omag? Passiamo a Omag. Chiamiamo l'ultimo nome, poi ovviamente ci sono quelli ripescati, tra virgolette, nel senso che andiamo un attimo a riepilogare quelli che abbiamo momentaneamente passato. L'ultimo nome non è neanche una sorpresa, perché è l'ultimo che manca, lo conosciamo bene dai tempi dei derby degli youtuber, ha fatto un'ottima prima stagione in YouTuber League, si è visto meno quest'anno, è Savage. Credo che la parola giusta per descrivermi sia tecnico. Durante il mio percorso alla Lazio, ormai di tantissimi anni, ne ho viste succedere di tutti i colori, abbiamo anche alzato il primo trofeo della YouTuber League e quindi credo di avere le carte in regola per essere uno dei concorrenti più validi da prendere all'asta. Inizia l'asta per Savage. 2-1 2 3-1 4 5-1 10-1 10-2 11-1 12-1 13 18-1 19 Madonna, alla Roma Savage 21 perché Pellegrino alla Lazio 22 21-1 21 e 2, 28 e 1. È entrato il Milan, 30, vai! E è derby, è derby! Tira tu sti soldi! 7 e 1. Devi pagare! 87 Savage! Pagalo 88! 87 e 1! 87 e 2! 88 e 1! 88 e 2, 88 e 3, Savage al Milan. Adesso chi ci rimane? 88 Savage al Milan. Sono contento di essere stato esonerato. Bene, io che dici? Vi cominciamo o lasciamo che ognuno proponga i giocatori? I giocatori? Ma io li continuerei a chiamare. Li vuoi chiamare? Ti piace lo stile di chiamarli? Così partiamo da quelli. Quanti sono quelli che sono stati lasciati per il momento? 1, 2, 3. Intanto escono in grafica 4, 5, 6, 7, 8 e 9, credo. Bene, bene, partiamo dal primo. Partiamo quindi da Omar Spoletti. Abbiamo già visto il video, certo. Tutti devi presentarli. Qualcuno vuole Omar? 5, 1, 8 e 1. Con cattiveria sull'Olino, 8 e 1, 8 e 2, 8 e 3 per Omar Spoletti. Comunque è incredibile che il Parma continui a rubare giocatori alla Juve dopo Nicolas. Ormai è derby quasi, eh? Eh sì, dagli anni 90. Ma te la tua, dagli anni 90 seconda. Che è così. Il prossimo nome a essere chiamato è Stirlo. Stirlo, chi vuole Stirlo? Uno per Stirlo. Uno e uno. Uno e due. Uno e tre. Olè! Tatticamente mi ricorda Toselli. No, il fatto che Toselli si ritiri ci porta a pensare serve un Toselli in più. Toselli. Ad ogni modo, continuiamo. Il prossimo nome a essere chiamato è King Roma. King Roma. 1 e 1. 2. 2 e 1. 3 e 1. 3 e 2. 3 e 3, va bene. Quindi Roma che completa la squadra. Con King Roma. Con King, con King Roma. Roma. Ci mette proprio la corona sopra. Peccato che non l'avete preso voi perché potete fare i gemellini Roma. King Roma e Lorenzo Roma. Prossimo nome, interessante, una piccola chicca. Rimoldigno. Rimoldigno papà. Chi lo vuole? 1 e 1. Un applauso. 1 e 2. 3 e 1. 3 neanche 2. 3 2 4 4 e 1. 87 Rimoldigno. Va bene, 87 Rimoldigno all'Inter. Fermi un attimo, perché in realtà qui c'è un cambio di programma, nel senso che metto le mani avanti io, organizzativamente ho fatto i danni. In realtà Rimoldigno non potrà partecipare a questa stagione, chiedo scusa per averlo inserito in lista. Al suo posto all'Inter andrà Silvestro Baffo, che avete conosciuto perché ha vestito la maglia del Napoli nelle ultime due stagioni. Quindi spero di vedere presto nella YouTuber League Rimoldigno. Per il momento bentornato a Baffo e in bocca al lupo per questa nuova avventura. Prossimo acquisto, Caruso, che non è una canzone di Lucio Dalla. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3. Ottimo Caruso. Ottimo colpo per il Conte. È anche un bel giocatore. Prossimo nome da chiamare è Talox. Talox. Vabbè, andiamo avanti. Danjic. 1 8 8 e 1 9 9 o ma raga, ma l'ho portato io da 9 2 10 10 e 1 13. È finita 13 e 1
13-2. Sei un asino. 13-3. Preso Dancic. Carmi Special, il prossimo nome da chiamare. Carmi Special, scusa, faglielo prendere. Poi in caso fate uno scambio, perché a fine asta, lo diciamo, ufficialmente si possono fare gli scambi di pari livello. Quindi lo scelgo loro che sono gli scambi. No, è Carmi, se tu prendi Carmi Special, lo puoi scambiare con Dancic eventualmente, ha detto. Sì, no, sì. No, Dancic lo volevo. Ah, allora ciao. Carmi Special, lo passiamo ancora. Omag. 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 1 e 1. Ma che cazzo è? Oppure Omage. 1 e 2. Omage. 2. 2 e 1. Vabbè, una scommessa. 3 e 1. 4. 4 e 1. 8 e 2. Aspetta, fermi. Fermi, siamo fermi. Chi è rimasto? Titanos, 8 e 1. Omag e basta. E Carmi Special. E Carmi Special. 8 e 1, 8 e 2, 8 e 3. No, quello alza, pensavo fosse mio l'ultima chiamata. No, è lui, ha detto lì no. Vabbè, dai. 8 e 1, 8 e 2, 8 e 3. L'ha fatto mezz'ora fa, lo stavo contando 8 e 2, ha fatto aspetta. Oppure vale Talox. Carmi Special. Ah, oh, 8. Omag. Ma è l'asta, sta continuando. Ma è Omag lui. Omag. Ma sì, ma figa, ma non puoi dirlo dopo. Non puoi chiedere Talox. Stoppate un attimo, ho fatto 1, 2, 3. Stoppate un attimo, dopo che avevo già detto 2. Io Omag lo voglio alzare. Ma sì, non lo lasci. Ma non puoi più. È regola, no. Io ho detto con calma. Ma stiamo litigando su Omag. Ho fatto. Voglio 10, Omag. Ho fatto 8 e 1, 8 e 2. Aspetta, qualcuno vuole Talox. Domande! Omag a 8 alla Juventus, confermi? Sì, confermi. È giusto, secondo lei. Ah. Quindi rimangono Talox e Carmi Special. Talox. Oh, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3. Ok, Talox al Milan, Carmi Special, l'unico nome a rimanere. Chi è che ci ha posto il Milan? Ah. E quindi il Milan. 3, 1. Risparmio anche. Beh, che culo. Carmi Special. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3. A questo punto le squadre sono complete, le state vedendo in grafica. Però adesso che succede? Che possiamo fare degli scambi. Si possono fare in questo momento, poi non in valgono più momento, eh. Esatto, finita l'asta, no, finito poi... questo video, le squadre sono ufficiali. Già me lo vedo, stanotte mi viene il messaggio, no, me lo fai dare. Allora vi chiedo, faccio il passaggio direttamente con voi. Chi è che vuole proporre uno scambio? Ma ragazzi, qualcuno vuole Di Mauro? Quindi, già... Oh, attenzione che ho sentito un vuoi Di Mauro per Rapolla. Qualcuno vuole, no. Questo mi dispiace. Mi dispiace. Io al massimo ti posso fare King Roma. Per Di Mauro. E quello ciò, non è che... Se vuoi facciamo Carmi Special per aspetta, King aspetta, Go. Aspetta, si è scaldato qualcosa qui o niente su Rapolla no, di Mauro? No, mi sta dando le spalle, guarda. Soldi. Confermi tu Di Mauro, lui Rapolla. Soldi. Nessuno vuole Fabio Di Mauro, attenzione. No, la voglio, chi ti offre? Ok, rimaniamo così. Bradino. Allora, aspetta, perché qua si concretizza, mi sa soltanto uno scambio, ma vale per 10. Eh? La proposta è stata Di Mauro per Bertocchi, scambio Napoli-Verona, attenzione. Andata! Here we go! Andata, Fabio Di Mauro! Andiamo con noi! Fabio Di Mauro! Andiamo! Andiamo! Bertocchi sabato. Dove si ritira la coppa? Aspetta, perché con Bertocchi hai vinto, dici? Oh, facile. Ok, allora, quindi facile, Bertocchi, facile. Bertocchi passa ufficialmente al Verona, nuova grafica aggiornata, Di Mauro rimane al Napoli. È arrivato un nuovo manipolatore nella YouTuber League e ha la faccia di Michele Danese. Allora, prima di chiudere, perché abbiamo veramente non più di un minuto, prima di chiudere, altre proposte di scambi, situazioni. So che con Gilbert nel cuore, ma non me lo vuole dare. Ok, so che tra l'altro è stato anche proposto uno scambio Pellegrino. No. Non si è fatto tutto. Nulla. Anche qui c'è Moses Sanchez per la maschera. Ancora. Dai, non credo che sia Moses Sanchez per la mamma comunque. Ormai me la signori, mamma signori, a questo punto l'asta è chiusa. Quella che vedete è la YouTuber League 24-25 al completo, in grafica, tutte le 8 squadre. A questo punto non posso che darvi appuntamento alla stagione. E nello specifico, su Instagram, in queste ore, uscirà tutto il calendario. Alcune date sono da definire, tra un giorno e l'altro, ma c'è tutto il calendario, da ottobre fino a maggio-giugno, per quella che è la nuova struttura che conoscete, regular season e poi Final Four. Qui, in questo video... Vi diciamo anche quello che sarà il primo evento. L'altra grande novità di quest'anno è che ogni evento è composto da due partite e non più una. Il primo evento sarà a Roma il 23 ottobre, che è un mercoledì. E in campo giocheranno prima Lazio-Napoli, si riparte ovviamente dai campioni in carica, contro la Lazio. E poi l'altra partita è Roma-Parma. Queste sono le prime squadre a partire. E poi le altre due partite nel secondo evento. Quindi questo è, signori. Ci vediamo su Instagram, ma soprattutto ci vediamo in campo. Bravi tutti. Bravi tutti. In bocca al lupo per la stagione. Divertiamoci. Condoglianze a lei. Divertiamoci. Buon derby a questo punto. Simo. E dai, cazzo.
Bravi tutti, a questo punto chiudo soltanto con il mio D.O. Neanche col... No, aspetta, D.O. inteso come direttore operativo. D.O. della YouTube League. Siamo cari. La chiudi tu a modo mio. Ciao a you. No, non è. Here we go. Ah, ragazzi, guardate, never give up. Senza... Tu dici never give up. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.